Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di Juventus perché il calciomercato è finito. Domani la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Verona. E allora ragazzi, cerchiamo di capire come Massimiliano Allegri metterà in campo la sua nuova Juventus, perché di nuova dobbiamo parlare, anche se si tratta solamente di due innesti con due uscite, quindi pochi cambiamenti. Però ragazzi, sono cambiamenti che veramente molto molto rilevanti, che forse potrebbero anche far cambiare il modo di lavorare come modulo della Juventus. Quindi attenzione, perché la Juventus potrebbe scendere in campo in maniera decisamente diversa rispetto a quello che ha fatto fino adesso. Noi tifosi ovviamente lo speriamo. Una delle grandi debolezze della Juventus è sempre stato il centrocampo in questi ultimi anni, e quindi la dirigenza è intervenuta. Fuori Bentancur, 19 milioni più 6 di bonus al Tottenham, quindi trasferimento a titolo definitivo agli Spurs. Dentro, per 4,5 milioni, Zakaria. Abbiamo scoperto durante la conferenza stampa che lui si chiama Denis Zakaria e non Zakaria. Ma per 4,5 milioni la Juventus si è portata a casa uno dei mediani più promettenti del panorama europeo. Era seguito anche dal Bayern Monaco, che poi alla fine ha dovuto desistere. Però un colpo veramente molto interessante, che porta tanta qualità ma anche e soprattutto tanta quantità in un reparto che, abbiamo detto, è stato molto carente da questo punto di vista. Poi ovviamente l'innesto di Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic è costato 70 milioni più 10 di bonus, per un totale di 80 milioni da versare alla Fiorentina, più 11,1 milioni da dare agli agenti di Dusan Vlahovic. Quindi attenzione veramente, perché la Juventus, come abbiamo anche parlato sul canale, ha fatto un colpo veramente da 90. Ha trattato Vlahovic come un puro top player, e l'ha fatto anche Allegri in conferenza stampa, ma magari ci torneremo in chiusura di questo video. E quindi Vlahovic va a riempire nella casella offensiva il ruolo del centravanti che è venuto a mancare negli ultimi mesi alla Juventus, perché Morata è sempre di più ha sempre di più giocato non come punta centrale, dove soffriva un pochettino, ma defilato leggermente sull'esterno, e non c'era nessuno che andava a riempire l'area di rigore. Ebbene, con un colpo da 91 quasi milioni di euro, la Juventus si porta a casa quello che Massimiliano Allegri ha considerato un attaccante europeo ai livelli di Haaland. Quindi un'investitura pesantissima per Dusan Vlahovic, che fra l'altro ha preso anche la maglia numero 7, quindi ulteriore pressione addosso per Dusan Vlahovic 7. E quindi veramente ragazzi, speriamo che possa rivelarsi un grandissimo colpo, perché è un ottimo giocatore Dusan Vlahovic, ma non è ancora il campionissimo che spero appunto possa diventare tutto questo alla Juventus. Poi dobbiamo parlare anche delle cessioni, perché a riempire il vuoto tattico di Vlahovic è uscito Dejan Kulusevski. Kulusevski, prestito biennale al Tottenham, 7 milioni, 3 milioni il primo anno, 7 milioni il secondo anno, quindi 10 milioni di prestito. È un riscatto che può essere obbligatorio, ma anche diritto di riscatto, 35 milioni. Il Tottenham si è riservato comunque la possibilità di riscattare a 35 milioni il ragazzo, anche se il riscatto non è propriamente obbligatorio, dipende dai risultati del Tottenham il prossimo anno, quindi dall'accesso alla Champions League. 35 milioni più 10, stiamo parlando comunque di una cessione quasi di 45 milioni bonus compresi, quindi una cessione comunque molto molto importante per Kulusevski. E poi dobbiamo parlare anche di Gatti, Federico Gatti, una storia bellissima, un ragazzo che ha fatto giocato in tutte le categorie, è uno dei colpi più interessanti dalla Serie B, perché era seguitissimo dal Torino, ad esempio, con il quale era molto vicino a chiudere l'acquisto proprio a gennaio, però il Frosinone ha preferito cedere Gatti alla Juventus anche per una cifra inferiore, perché stiamo parlando di 7,5 milioni più 2,5 di bonus, per un totale di 10, ma il Torino avrebbe versato questi 10 milioni all'istante, praticamente già subito nel mercato di gennaio. Perché cederlo alla Juventus? Perché la Juventus ha lasciato Gatti in prestito ancora al Frosinone, facendolo completare il suo percorso in Serie B. Scelta saggia da parte della Juventus, scelta anche in linea con il passato, perché comunque nell'era Conte, nell'era Allegri, i primi tempi l'abbiamo fatto molte volte questo tipo di operazioni.
E quindi una Juventus che ha preso un ragazzo dalla Serie B che potrebbe essere utile in qualche scambio magari in Serie A o in qualche contropartita magari in qualche trattativa. E quindi attenzione, che comunque Gatti potrebbe essere un giocatore interessante, anche se per come l'ha presentato sul sito la Juventus sembrerebbe quasi un ragazzo destinato a vestire la maglia bianconera il prossimo anno. Io non credo, penso che il ragazzo farà un anno di prestito in Serie A e poi si vedrà se sarà pronto per la Juventus. Ma la domanda fondamentale è come giocherà la Juventus, e quindi la mia ipotesi principale, ovviamente, forse mi sembra anche l'ipotesi più plausibile per questa Juve, è appunto un 4-3-3. Perché non 4-2-3-1 o 4-4-2? Perché comunque la Juventus si è indebolita sotto l'aspetto delle ali offensive, perché abbiamo perso Kulusevski, non è entrato nessun'altra ala al suo posto, abbiamo perso anche Chiesa ovviamente per infortunio, non si è andato a rafforzare il ruolo dell'ala in particolare, abbiamo preso però un centravanti, e quindi io credo che la Juventus scenderà in campo ripetutamente con un 4-3-3. Quadrado penso sarà destinato a diventare un'ala offensiva, e quindi Danilo dovrebbe rientrare come terzino titolare della Juventus, con De Sciglio capace comunque di giocare sia a destra che a sinistra. A sinistra abbiamo Alessandro e Pellegrini come appunto inizio anno, ma come terzino sinistro siamo comunque coperti. Quadrado credo appunto sarà lui la variabile tattica, quindi già un primo cambiamento. Quadrado che è sempre stato quasi schierato da Allegri come terzino destro, ecco che passa, dovrebbe passare, se questo è il mio parere, dovrebbe passare a giocare alla destra offensiva con più frequenza, quindi lo vedremo secondo me molto più spesso in quel ruolo. E poi c'è Morata, perché Morata sarebbe destinato secondo me a fare la panchina a Dusan Vlahovic, ma occhio però alla variabile, nel caso di 4-3-3, di un Morata magari largo a sinistra, stile Mandžukić, quindi occhio comunque alla possibilità di vedere un Morata in campo come appunto lo faceva Mandžukić nell'era sempre di Massimiliano Allegri. Lui in conferenza stampa pre-Verona ha appunto dichiarato che la Juventus può giocare con un tridente pesante lì davanti, quindi Vlahovic, Morata, Dybala, se questi due accanto a Vlahovic corrono tanto. Io credo che contro il Verona vedremo in campo questo super tridente, credo che Allegri voglia giocarsi questa carta, questo dente avvelenato fin dal primo momento, quindi attenzione veramente alla possibilità del tridente pesante con un Quadrado che potrebbe fare un gioco molto importante, soprattutto nel secondo tempo, come variabile lì davanti. E quindi come potrebbe materialmente scendere in campo la Juventus? 4-3-3 con Szczęsny ovviamente in porta, insieme a Perin e Pinzolo, con Danilo e De Sciglio a destra come terzini destri, Bonucci, De Ligt, Chiellini e Rugani centrali di difesa, Alessandro e Pellegrini come terzini sinistri. Zakaria, che potrebbe essere una carta interessantissima come mezzala destra, e Allegri l'ha anche sponsorizzato in questo ruolo, quindi mi aspetto un Zakaria messo comunque con frequenza come mezzala destra, Locatelli che si giocherà il posto con Arthur come regista davanti alla difesa, e McKennie e Rabiot larghi come mezzala sinistra. Quindi attenzione anche allo statunitense con Rabiot in quel ruolo. Ovviamente abbiamo anche Bernardeschi che potrebbe fare la mezzala, in quel caso mezzala sinistra con McKennie, mezzala destra, quindi comunque le carte le abbiamo in un centrocampo a tre. E poi davanti abbiamo Quadrado che potrebbe giocare come alla destra, Morata alla sinistra, Vlahovic alla punta centrale, e occhio poi sempre a Dybala che potrebbe giocare come anche lui come alla destra, e poi Bernardeschi comunque carta offensiva anche lui come alla sinistra. Davanti poi abbiamo come ruolo di centravanti anche Ken, che è probabilmente uno dei pochi giocatori lì davanti adesso anche con Vlahovic, destinato a rimanere alla Juventus, prestito biennale per lui con obbligo di riscatto, quindi Ken svolgerà il ruolo di subentrante a Vlahovic, e poi Caio Jorge andrà a completare il reparto, anche se purtroppo per lui non ci sarà posto ad esempio nella lista Champions, perché la Juventus ha inserito Vlahovic e Zakaria insieme anche a Pellegrini in lista Champions, non ha potuto però purtroppo inserire anche Caio Jorge perché c'è stato regolamento FIFA alla mano, regolamento la UEFA alla mano, massimo appunto tre cambiamenti per quanto riguarda la lista Champions, quindi Caio Jorge non ha potuto
far parte della rosa, della brigata Champions League per la Juventus. Ovvio che la Juventus potrebbe scendere in campo anche con un 4-4-2, però in questo caso 4-4-2 potremmo vedere molto più spesso Rabiot inserito come centrocampista largo a sinistra. Non è un'ipotesi che mi fa entusiasmare, però Allegri ce l'ha molto in considerazione, quindi potremmo vedere anche questa variabile 4-4-2 con magari Rabiot alla sinistra insieme a Bernardeschi, magari Quadrado alla destra insieme magari a un altro giocatore offensivo, come potrebbe per esempio essere Ake, che è un giocatore che ha entusiasmato nelle poche apparizioni alla Juventus. Quindi una Juventus che però già per esempio con il 4-4-2 deve ricorrere ad Ake per comunque trovare le sue coppie. Quindi io credo che comunque, dato che la Juventus ha qualche mancanza da un punto di vista delle ali d'attacco, l'ipotesi più semplice sia appunto un 4-3-3. Per quanto riguarda la gara di domani, appunto, sembrerebbe Massimiliano Allegri orientato a mettere in campo contemporaneamente sia Zakaria che Vlahovic. I tifosi non aspettano altro e quindi Juventus-Verona, partita interessantissima già di suo, perché il Verona è veramente un'ottima squadra, ma poi occhio che potremmo vedere Zakaria e Vlahovic dal primo minuto, quindi ipotesi meravigliosa. E occhio anche al possibile tridente, perché Allegri ha detto sì, se corrono lo possiamo fare questo tridente, però credo appunto che sia stato comunque un messaggio lanciato nei confronti dei suoi ragazzi. Occhio ad Alessandro, perché Alessandro per la gara di domani è riuscito a negativizzarsi dal Covid, quindi è a disposizione. Tecnicamente sarà a disposizione anche Weston McKennie, però il suo volo, lui ha giocato in nazionale con gli USA, il suo volo è stato cancellato all'ultimo momento, quindi si presenterà meno di 24 ore a Torino, quindi credo che con ogni probabilità non partirà dal primo minuto Weston McKennie, e quindi occhio domani a un possibile centrocampo con Zakaria, Arthur, perché Locatelli è ancora out, e Rabiot mezza alla sinistra. Davanti dovremmo vedere il trio delle meraviglie di Dybala, Vlahovic, Morata, e dietro ovviamente De Sciglio a destra, perché Danilo sta bene ma non è ancora al 100%, De Ligt e Bonucci, De Ligt e Chiellini, perché Bonucci è ancora out, oppure Rugani, vedremo appunto chi schiererà Max Allegri, e a sinistra magari potremo vedere proprio o Alessandro, che si è negativizzato all'ultimo, o Luca Pellegrini. Ragazzi, questo era un video pre Juventus Verona, ci vediamo domani con il video post gara, o domani ovviamente nella giornata di lunedì, ma il video arriverà, state certi. Ragazzi, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessuna giornata del mio video futuro. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti ragazzi.